Alfonso Signorini, ecco chi merita di vincere il Grande Fratello VIP. L'opinionista del Grande Fratello, durante Casa Signori afferma, Ivana merita di vincere il Grande Fratello. Casa Signorini questa settimana apre le danze parlando di papabili vincitori del Grande Fratello VIP. Alfonso racconta ai commensali il suo ingresso di lunedì nella casa e, nel farlo, si sofferma a parlare di Ivana. Secondo lui la modella meriterebbe di vincere il reality non solo perché è un personaggio nuovo ma anche, e soprattutto, per la capacità che la stessa ha nel diffondere positività. La sua spontaneità, la sua allegria e i suoi modi di fare buffi avrebbero conquistato anche tutti gli altri ospiti di Casa Signori. Tutti d'accordo con quanto detto dal padrone di casa. Il successo di Ivana e l'intervento delle fan di Giulia De Lellis. Alfonso Signori parlando della concorrente cieca ha anche detto che su di lei ha dovuto ricredersi. All'inizio pensava che il suo successo fosse dovuto soprattutto alla sua amicizia con la De Lellis. Il supporto delle bimbe di Giulia poteva essere un fattore decisivo per la vincita delle nomination, ma ora il direttore di chi ha decisamente cambiato idea, arrivando a capire perché Ivana sia tanto amata fuori. La sensazione di Alfonso Signorini poi è stata confermata anche dagli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, Jeremias e Carmen Di Pietro, che Ivana l'hanno conosciuta personalmente. Finale Grande Fratello VIP, chi vincerà questa seconda edizione? Quando agli ospiti di Casa Signorini è stato chiesto chi, secondo loro, sarà il prossimo vincitore del Grande Fratello VIP, le opinioni sono state quasi tutte concordanti. Daniele Bossari e Giulia De Lellis sono i nomi più gettonati. Secondo i commensali, il primo ha convinto il pubblico grazie al suo modo di fare, mentre la seconda, dalla sua, può contare sull'appoggio delle ragazze che già la seguono sui social. Alfonso Signorini invece, pur trovandosi d'accordo con loro, non esclude comunque il colpo di scena finale. Secondo lui a vincere potrebbe essere anche Luca Onestini.